buongiorno a tutti, vi porto chiaramente i saluti del sindaco e di tutta quanta l'amministrazione comunale. Siamo contenti di poter parlare anche di temi che sono importanti anche al di fuori di Camosele, perché voi siete sicuramente un'associazione che fa poi cassa di risonanza su queste cose. Io ringrazio Francesco, con il quale ringrazio, volete parlo così, guardate, io ringrazio Francesco e l'associazione, perché con lui abbiamo subito trovato un'intesa già dall'anno scorso, come diceva lui, e l'idea nacque proprio sul, diciamo, sul fatto di prendere Matera come esempio per poi cercare di prendere diciamo, la buona prassi e cercare di trasportarla in Irpinia. Oggi Camosele è al centro, no? È tornata un po' di moda questo tema, che è, come diceva anche il Presidente, molto importante non solo per noi come comunità, ma sicuramente per tutta quanta l'Irpinia. Che cosa sta succedendo? Camosele, con questa nuova amministrazione comunale, ha provato a battere un po' i pugni sul tavolo facendo un consiglio comunale ad hoc a marzo, dove abbiamo chiesto ufficialmente e quasi all'unanimità di rivedere un po' gli accordi tra la Regione Campania e la Regione Puglia su quelli che sono i trasferimenti idrici. E a dire la verità, il sindaco è stato molto bravo e ha trovato appoggi e un supporto importante da parte della Regione Campania, che in questo momento, e forse l'avete letto, l'avete visto, sta ridiscutendo tutto quanto quello dell'accordo di programma tra le due regioni per i trasferimenti idrici. Questo significa che questo momento storico è fondamentale per l'Irpinia per rivedere un po' quello che è la situazione sulle acque. Però c'è un tema che forse si sottovaluta un po', che è quello della tutela delle acque, perché noi qui abbiamo un grosso problema, tra virgolette, è che le falde acquifere diminuiscono. Dal 1980, data famosa per noi, ad oggi la portata del fiume Sele si è dimezzata, passata da 7.000 a 4.000 circa. Questo significa che bisogna cominciare a immaginare che queste montagne, che non sono nostre, ma i Monti Vicentini, tutti i Monti Vicentini sono irpini, vanno tutelati, altrimenti andrà sempre peggio. Questo significa che l'acqua diventerà sempre di meno per noi, diventerà sempre di meno anche per la Puglia. E quindi all'interno dell'accordo di programma noi ci stiamo battendo anche affinché ci possa essere una serie di azioni che possano permetterci di mantenere queste sorgenti, che sono molto belle, che adesso vedrete, vi renderete conto all'interno di quanta acqua c'è. È letteralmente un fiume in piena che dà da bere non a 4 ma a 8 metri, adesso quindi sono il doppio. E questo significa forse metterci insieme, spero che Francesco mi senta, dove sta? Io vorrei iniziare, e forse se ne è già parlato in provincia, ma le acque sono un bene talmente importante che probabilmente meritano un riconoscimento e una tutela più grossa, che potrebbe essere, Francesco, dopo ne parlo al tavolo con lui, e vorrei che l'associazione magari ci supportasse chi vuole portare avanti, potrebbe diventare patrimonio dell'umanità, perché in questo modo la tutela di cui parlavo potrebbe essere più forte e potrebbe essere più importante. Però adesso andiamo sul ludico, che i ragazzi vi porteranno a vedere le sorgenti, vi racconteranno anche quella che è la storia dell'acquedotto pugliese, quindi com'è nato, com'è costruito, quanto è grande, capirete anche di che cosa stiamo parlando, perché qui non si vede, ma si vede solo dentro. Vi porteranno anche al Museo delle Acque, dove ci racconta un po' quella che è la storia di Camosele, quella che è la storia dell'acquedotto pugliese, anche come i pugliesi sono stati felici di vedere le prime fontanelle con l'acqua, e il Museo di Leonardo, che all'interno del quale ci sono tutta una serie di macchine, una riproduzione di macchine, che raccontano di come il genio aveva già anticipato alcuni sistemi idraulici, eccetera. Dopodiché scendiamo giù al parco fluviale, dove potete vedere il fiume, perché per fortuna noi abbiamo un contratto, è garantito il minimo flusso vitale del fiume, quindi il fiume va raramente in sofferenza dal punto di vista della sua portata, almeno la flora e la fauna riusciamo a mantenerla abbastanza attiva.
Detto questo, vi auguro una buona giornata e speriamo di poter andare avanti su questa strada. Grazie.